E c'è stato anche un flash mob ad Ostia per denunciare proprio la presenza del crimine organizzato sul litorale romano. Vediamo il servizio di Matteo Parlato. Siamo a Ostia, sul litorale romano. Questa sirena annuncia la partenza del flash mob per denunciare la presenza del crimine organizzato qui in questo quartiere di Roma. E lo slogan di questo flash mob è: la mafia uccide, il silenzio pure. E i cittadini di Ostia non vogliono più tacere. A luglio il sindaco Marino ha detto: bisogna ripristinare la legalità a Ostia. Com'è la situazione oggi? Rispondo con le parole di Falcone del 92. Partendo da Palermo dice: andrò a Roma, dove la situazione non è sicuramente meno pesante, perché sono residenti a Roma molti boss delle mafie siciliane e io aggiungo delle altre mafie già dal 92. La situazione è compromessa. Siamo oltre l'infiltrazione quindi? Sì, infiltrazione, radicamento, adesso siamo alla fase della contaminazione. C'è il mafioso della porta accanto, c'è il boss che gestisce attività commerciali ad Ostia, piuttosto che a Torbella Monaca, piuttosto che al centro di Roma. Un cittadino come lei cosa può fare per contrastare la presenza del crimine organizzato? Beh, la cosa fondamentale è iniziare a parlarne, smettere di essere indifferenti al dire tanto si sa, c'è. Invece no, c'è ma non ci dovrebbe essere, quindi cominciare a rendersi conto di questo e parlarne. Ma non si ha paura a parlare? Certo.